parlate anche di quelle persone. L'ultima pietra. Guarda, conosci la zona, perché ti perdi? Poi anche questa lazzeria. Devo chiamare a Taglianese e chiedergli se... A Taglianese, chiedergli se... Intanto che noi pochettiamo. Fuori dal nulla, grazie. Se l'era ascoltato completamente, se la vede, io faccio un po'. Buongiorno, un piacere, prendo la parola per portare un indirizzo di saluto per questo evento organizzato da due dipartimenti del nostro Ateneo, il dipartimento di Istio, che presenta oggi il professor Vesperini, il dipartimento di Istio, che ci ha presentato la professoressa Ciampi, la direttrice, con la collaborazione del Comune che presenta il sindaco. E mi ha solo un breve indirizzo di saluto, ringraziamento ai colleghi che hanno organizzato questo evento. E, mi preme solo dire che oltre al profilo naturalmente di carattere scientifico, perché comunque l'università da questo punto di vista è molto attenta su tutto quello che riguarda l'aspetto della memoria storica di questi eventi, che è ampiamente rappresentata nei nostri corsi di studio con tanti storici di valore del nostro Ateneo che approfondiscono questi argomenti, ma direi che soprattutto oggi la cosa più importante che mi preme sottolineare è il valore sociale e anche culturale di questa iniziativa, che tende a non far dimenticare un periodo della nostra storia che molti di noi hanno vissuto indirettamente ormai, compreso anche il sottoscritto per eventi della mia famiglia, e quindi credo che sia un momento importante, perché e credo che debba essere un momento che poi dovrà averne tanti altri, soprattutto per trasmettere alle generazioni più giovani il senso di quello che ha rappresentato nella storia del nostro paese, della nostra civiltà, quei momenti storici che ormai risalgono circa 70 anni fa, che però poi in molte generazioni sono ancora, in molti di noi sono ancora vivi per eventi delle proprie famiglie, ma che secondo me devono essere e rimanere vivi nella storia di tutta la nostra civiltà e il nostro paese, soprattutto, ripeto, per i più giovani che queste cose non hanno un modo di vederle, di viverle, e le hanno solo ora rappresentate sui libri di storia, ma che invece, oltre che storia, rappresentano un momento veramente di vita che ha portato veramente tante sofferenze alle generazioni che ci hanno preceduto, e che secondo me dovrebbe rappresentare, e qui chiudo, uno dei momenti
veramente di coesione della nostra società, perché è uno di quei momenti in cui le persone, gli uomini, si ritrovano e condividono insieme sofferenze, dolori e anche capacità di ricominciare da capo superando questi momenti. Quindi credo che sia un momento veramente importante che va al di là poi dell'aspetto specifico poi della cerimonia che stiamo per fare. Grazie a tutti di essere intervenuti, un saluto soprattutto ai ragazzi che credo che siano il vero valore aggiunto di questa cerimonia. Un saluto anche ai familiari che sono qui presenti e passerei la parola al sindaco. Sì, grazie. Grazie Rettore, io sono profondamente onorato di avere qui a Viterbo questa rappresentanza di parenti delle vittime che comunque hanno un filo conduttore con la città. Abbiamo scoperto che hanno un filo conduttore con la città. E credo che la prima riflessione è di carattere generale che stiamo oggi qui a ricordare, soprattutto per noi, ma anche per le generazioni, come diceva il Rettore, quello che non deve mai più accadere. Purtroppo sono cose che continuano a accadere, ieri c'è stato qualcosa di estremamente grave anche in Francia, e mi auguro che veramente ricordare questi scempi, insomma, del passato rafforzino, anzi rappresentino un cibo, insomma, per il nostro senso di civiltà, di umanità, di appartenenza ad un mondo dove dobbiamo avere rispetto per l'altro, per la civiltà degli altri, per la cultura degli altri, per la religione degli altri. C'è una riflessione poi tutta cittadina, che è quella che noi qui, insomma, stiamo anche ricordando, quella che ha fatto una cittadina viterbese, Orlandi Rita, mi sembra, che ha salvato, insomma, ha dato aiuto ad una famiglia e probabilmente ha salvato dalla morte. Ci sono anche figli di questa famiglia che è stata salvata, e questo mi fa molto onore come sindaco di una città che vuole essere sempre una città di persone che ci hanno volontà di fare per sé e fare per gli altri. Questo è un po' il nostro senso di appartenenza alle nostre radici, che sono delle radici che vogliono includere gli altri, non vogliono escludere gli altri, nemmeno per paura. L'altro aspetto è l'aspetto artistico, che secondo me è altrettanto valido, diceva la Presidente Zevi, di questa associazione Arte della Memoria, che è dal 1990 che si stanno apponendo questi sanpietrini, questi piccoli blocchi di cemento con questa scritta, proprio per segnare che c'è stato un passato che non deve essere dimenticato, proprio perché fa riferimento, questo esempio anche artistico, ad una memoria della nostra storia, della nostra civiltà, che non deve essere perduta, anzi che deve essere sempre alimentata. Io mi auguro che queste cose possano continuare, che ci siano veramente esempi importanti come questo, dove ci si ritrovi insieme. Vedete, tante persone sono venute da Roma, sono venute da Siena, e quindi ringrazio anche l'università che è stata un po' il motore di questa iniziativa. E ringrazio anche la professoressa Guida, mi diceva vice sindaco, di quello che ha organizzato, che ha fatto sempre con i dipartimenti. E questo fa onore un po' a Viterbo, vedere all'università, caro dottore, perché le comunità si fanno apportando ognuno per quello che gli compete del suo. Il sindaco, il comune deve fare la sua parte, ma questi ruoli devono essere condivisi con lavoro di squadra, e credo che fare creare queste occasioni dove noi ci troviamo insieme, venendo anche da lontano, sia un segno di quanto sia aperta la nostra città e quanto possiamo continuare a fare insieme proprio per gli altri, soprattutto per le generazioni future. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, grazie Rettore. E l'Associazione Arte e Memoria, appunto, di cui ho l'onore di essere Presidente, ma di cui uno, appunto, dei soci fondatori, appunto Elisa Guida, che tanto si è attivata perché appunto anche la città di Viterbo entrasse a far parte di questa grande mappa della memoria europea. Quindi è con grande soddisfazione e anche con grande emozione che ogni anno
noi assistiamo a qualche città, a qualche comune che si aggiunge appunto alla costruzione di questa mappa della memoria. Perché credo, ecco, il sindaco ricordava quando è iniziato questo progetto, che è proprio iniziato appunto in realtà l'idea è venuta nel 1990, ma le prime pietre sono state messe poi a Colonia nel 1992. E appunto nel corso di questi anni la cosa impressionante è che ci sono in tutta Europa oltre 48.000 pietre. 48.000 pietre in 17 paesi europei, solo in Germania in 898 città, solo a Berlino credo che ci siano 6.000 pietre. Quindi credo che l'importanza e anche il motivo per cui, così anche per diciamo, l'entusiasmo che questo progetto riveste, è proprio questa idea che rispetto ai monumenti o ai memoriali a cui siamo abituati tradizionali ha questo carattere di diffusione. Cioè questa idea che gli Stolperstein sono l'unico memoriale a scala europea, cioè l'unico memoriale di cui noi troviamo esemplari appunto in tante città europee, perché poi la Shoah, la Seconda Guerra Mondiale, è stato un dramma europeo. E quindi è giusto che ci sia questo memoriale che in qualche modo in tutta Europa ricorda con lo stesso segno. Perché è molto importante anche questo fatto che queste pietre sono tutte uguali ma tutte diverse, no? Quindi ormai uno le riconosce, no? Quante persone sento anche a Roma, per esempio, dove ormai abbiamo avuto 6 edizioni e ne abbiamo messe oltre 230, credo, no? Ormai la gente cammina per strada e le riconosce, anche se all'inizio, no? Si chiamano pietre d'inciampo proprio perché sono così discrete che non si vedono se uno non ci inciampa, cioè se uno non ci è proprio sopra. Eppure nonostante questo ormai la gente le sa, le riconosce, le cerca anche nella città. E quindi credo che sia così importante anche che siano che queste pietre sono un segno così discreto, perché in fondo sono quasi invisibili, no? Rispetto ai monumenti che occupano degli spazi urbani, che occupano il centro delle città, cioè hanno i luoghi deputati alla memoria, queste pietre sono praticamente invisibili. Però nello stesso tempo sono anche, una volta che sono messe, diventano proprio parte della città, no? E quindi sono proprio parte della città e quindi parte della storia della città, no? E quindi questo è anche un altro aspetto così molto importante. Così come un altro aspetto molto importante di questo progetto è questa idea appunto che questo intreccio continuo tra quello, ecco, si dice sempre, no? Non dimenticare, si dice sempre mai più che mai più avvenga quello che è successo, no? Ecco, e come si fa a non dimenticare perché questo non succeda? Si deve appunto ricordare il passato per fare in modo che non risuccede. Allora queste pietre consentono, proprio perché messe in mezzo alla strada, perché tutti le possono incontrare, queste pietre continuamente ci ricordano quello che è successo, perché noi vigiliamo perché quello che è successo non succeda più e ci aiuti a riconoscerlo anche quando si manifesta in altre forme. E quindi c'è questa cosa così importante che in genere sono i familiari che sollecitano queste pietre, no? Sostenuti dalle istituzioni. È anche molto bello, credo che a Viterbo sia la prima volta che la promozione di questa installazione sia stata fatta da una università, no? Poi è così importante che gli studenti partecipino, però ecco questa idea di una memoria, di un ricordo individuale che però una volta che viene messo nel suolo pubblico diventa una memoria di tutti, no? Diventa una memoria collettiva e ricordo di tutti. Cioè Gunther Demnig dice sempre che una delle cose che a lui lo emoziona di più è l'idea di riunire le famiglie, cioè che queste pietre riuniscono le famiglie. Ecco, qui abbiamo un padre, abbiamo una figlia, Anticoli, e abbiamo il marito di una figlia. Ecco, queste persone che abitavano qui e che a un certo punto sono state deportate, quindi sono disperse, sono finite, arrivate nei campi di concentramento, sono state ridotte a un numero e poi sono state uccise, sono state o finite nelle fosse comuni o finite in cenere.
queste persone, ecco, come diceva a Roma Alberta Levi Temini in occasione della prima edizione di Arte in Memoria, dice: a me sembra di riportare i miei cari a casa. Cioè, con l'importanza di queste pietre, di questo segno così piccolo, è che queste persone ritornano nella loro casa, che è proprio il posto che sono stati costretti ad abbandonare, ritornano nella loro casa di nuovo con un nome, con un cognome, con una storia, e soprattutto consentono a chi, alle famiglie e alle città, ai cittadini, di avere un luogo dove ricordare, perché sennò non esiste un luogo. Non esiste una tomba per queste persone, non esiste un cimitero dove uno va e li ricorda. Allora questa pietra, che non è ovviamente una tomba, però è un luogo minimo attraverso il quale ricordare queste persone. E non è un luogo qualunque, perché è proprio l'abitazione, che è un'altra cosa molto importante di questo progetto, che appunto che poi consente questa diffusione, quindi consente in qualche modo di rintracciare ogni volta nelle città la storia, no? La storia proprio di dove abitavano le persone che sono state deportate, dove abitavano tutti quelli che si sono opposti all'oppressione nazifascista. Ecco, l'importanza è che il luogo non sia un luogo qualunque della città, ma sia proprio la soglia, no? La casa, lo spartiacque tra una vita normale e la vita e l'abisso, perché da queste case sono stati portati via così all'improvviso, senza che neanche se l'aspettasse. Ecco, quindi questo è un altro aspetto. Ecco, questo per dire, io potrei parlare ora su questo progetto del quale sono una grande entusiasta, perché credo che sia veramente un progetto geniale, e credo che dovremmo tutti ringraziare moltissimo l'artista per veramente dedicare la sua vita, perché voi sapete che lui non solo le costruisce, ma personalmente le installa. In qualche modo è il suo gesto, il suo tributo, no? Come artista e come uomo, il suo tributo appunto alla memoria e alla testimonianza di questa storia. Quindi ecco, io mi fermo qui e ecco, ringrazio e dico, sono molto appunto contenta che quest'anno poi ci sono nuove città, a Torino, insomma, veramente abbiamo cominciato a Roma 6 anni fa e adesso appunto ogni anno c'è qualche città o qualche comune che si aggiunge, perché appunto un altro aspetto così importante di questo progetto è che è un progetto in progress, cioè lo scopo, l'obiettivo di Demmi che è di mettere 10 milioni di pietre in tutta Europa. È chiaro che è un obiettivo che noi gli auguriamo di vivere tanto per poterle mettere tutto, però probabilmente è un obiettivo di cui lui dovrà poi passare a testimone a qualcun altro per farlo. Però mi sembra molto importante così di tradurre questa cifra così astratta, così enorme di 10 milioni, questa intenzione di ridare a ognuno di loro una loro via, cioè di riportare il ricordo da un ricordo così collettivo, proprio come somma invece di persone, di individui, ricordare che poi erano 10 milioni di individui. Quindi ecco, questa sua tenacia proprio, no? Questa sua tenacia nel dedicare la sua vita a mettere pietre in tutta Europa a chi lo richiede, credo che sia una cosa veramente unica e straordinaria. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. La mente e il corpo è percorso da tante emozioni, le parole non è facile trovarle ed esprimere le emozioni che si provano. Non voglio banalizzare questa cerimonia, perché è una cerimonia molto importante e quindi non voglio dire parole che non, dopo aver sentito il rettore, il sindaco, la dottoressa Zeri, insomma, non mi sembra il caso di aggiungere altro. Vorrei invece ringraziare a nome delle famiglie Antigoli e di Porto tutte le persone e le autorità che si sono adoperate per questa cerimonia, quindi il sindaco, il dottor Leonardo Michelini,
il rettore, il professor Alessandro Ruggeri, il direttore del Dipartimento di ISTU, professor Giulio Vesperini, il direttore del Dipartimento di ISBEC, la professoressa Gabriella Ciampi, il professor Leonardo Rapone, docente di Storia Contemporanea dell'Università, la dottoressa Zevi e la dottoressa Guida, che si è tanto adoperata per questo, e soprattutto anche l'artista Gunther Demnig, che ha realizzato le pietre e che ringrazio per tutto quello che sta facendo. Un ringraziamento particolare io e mia sorella lo dobbiamo alla signora Corbucci, che ha salvato nostro padre, per il quale io chiederei che gli venga riconosciuto questo gesto che salva una vita, salva il mondo intero, e quindi vorrei che gli fosse riconosciuto l'onorificenza di giusto tra le nazioni presso il Museo di Yad Vashem di Gerusalemme. Credo che le sia doveroso, io chiederò a tutte le persone incaricate di fare tutti i passi necessari affinché venga riconosciuta questa onorificenza alla signora Corbucci. Grazie. Io vengo dal Canada per questa cerimonia. Vicino alla Cristina. Io ci vengo dal Canada. Non so io. Non c'ho nemmeno diretto da prego, c'è posto per tutti. Sì, sì. Io vengo dal Canada. Collega Patrizio Cimento, tolgo io, sennò qui arriva. Cristina? Sì. Prega, scusate. Scusate. No.
Perché mi arrivi? Ah, prima volta lo faccio, ma che vuoi? Ma che cosa è tecnologico? Lo deve pulire, lo deve metterci, lo deve pulire, lo deve metterci mettere. Certo, non capisce cosa si capisce. Aspettala tu, c'è la ci arrivo, ci arrivo. Ci arrivo? Prova. Ok, ecco, grazie. Non so se gli serve.
capito. Andrà, ce l'ha questo aggiunto. Scusa. No, ce l'ha pulito questo. Brauchst du ein Tuch noch? Sì. Weil die haben Stofftuch. Ah, sì. Sì, ma ho da una vicina. No, non c'è. Lui è l'artista che li ha fatti, lui ci tiene a me, un grande uomo. Lui le fa. Rechts ist noch ziemlich verwatzt, oder? Rechts unten, da ist noch ziemlich verwatzt. Nee, genau, an der Seite. No, ma c'è un cemento. Che cemento? Come fanno le cose? Si vedono i nomi? No, non si vedono. Sì, sì, vai. Una parola. Dice una parola. Aspetta che mi sei incastrato. Lascia, sicuro. Lascia il ginocchio. Ciao Pedrini. No, a posto, ma salutato. Ma dove si lava? C'è la faccia da sbagliare. La lavatrice è meglio. Passo. Da dove passa? Da dove si passa? Da dove passo? 37. Scusa. Scusa. Ma la dove si è? Allora, siete femmina, verrà prima. Dopo gli do un bigliettino così gliele mando, va bene? Grazie. Scusa Marina, come si chiama? Si può fare una foto? Sì, certo. No, no, se lo mette qua. Ah, no, aspetti, aspetti, che alla signora io ho dato anche queste.
Questo qui è del matrimonio della signora Letizia. Scusa Marinella, l'istituto che stava servendo come si chiamava allora? Pitigliani? L'orfanotrofio. L'orfanotrofio Pitigliani. A Pitigliani. Sì. E che anno è? Allora, a loro gli risulta che è entrato nel 45, ce l'ho scritto comunque perché abbiamo fatto una ricerca. Tutte ricerche. Sembrava che sia stato un periodo di tempo da quando. Dove me le manda lei le foto? Chi è venuto a Roma di due anni che non si sa dove stava Silvano. Ma io so che la zia di Francesco l'ha tenuto. Lei si ricorda per quanto tempo l'ha tenuto? Quanto tempo? Può essere più di un anno? Sì. La vedi? Sì, molto. Perché poi non essendoci più nessuno. Questa sembra la foto del mio marito, del Silvano. È nel 45, signora Letizia. Sì, aspetti un attimo, che ho tutti quei fogli che c'è scritto. Giorgia, ma aiuti un attimo, per favore, tieni un attimo le foto. Però, io non so se... Thank you.